Coach Barisciani, 8 punti nelle ultime 3 giornate della serie, quando il gioco si fa duro il BBC esce fuori. Sì, infatti è una delle cose più belle di questo periodo, no? Perché come spesso ho detto, noi ogni partita ci guadagniamo l'opportunità di rendere importante quella successiva. Nessuna delle altre squadre che stavano lottando con noi hanno fatto un percorso in 3 gare come quello che abbiamo fatto noi, una vittoria fuori casa a Cantù in un campo non facile, sfruttando al meglio qualche assenza oggi nelle file di Tuscania, però credo che fare 8 punti nelle ultime 3 gare quando sei costretto a farli non è comunque facile, indipendentemente dall'avversario, dalle assenze, dalle influenze, dai problemi che hanno tutti, che abbiamo anche noi. Se guardiamo al passato, al mese di dicembre, all'inizio, pensare che adesso abbiamo conquistato questa Pool B è un traguardo importante. Un grande saggio che risponde al nome di Luigi Sordella, stamattina mentre venivamo in qua, mi ha detto 10 giorni fa non avremmo mai immaginato, non parliamo di tanto tempo fa, ma 10 giorni fa dopo la sconfitta di Bolzano, pensare che in 15 giorni l'avremmo messa a posto era difficile, quindi le pressioni c'erano, ci sono, ci saranno, gestite bene o male, solo se vinci le gestite bene, se perdi le gestite male, e sono contento perché non siamo saliti sul carro degli entusiasti dopo le prime 2 vittorie, abbiamo pensato la gara di oggi per noi era importante, adesso ci godiamo il giusto, insomma, dobbiamo pensare avanti, ma domani sarà un dolce risveglio finalmente e potremo guardare a quello che succederà nelle prossime gare, nei prossimi scontri un po' da spettatori. C'è ancora una trasferta a Bergamo ininfluente per la classifica, poi ci sarà questa Pool B dove sì, il BBC la affronterà probabilmente con pochi punti, ma vedendo lo spirito di questa sera c'è grande ottimismo. Sì, noi andiamo a giocare a Spoleto l'ultima giornata, non è una gara influente per loro, per loro gli manca ancora la matematica certezza della Pool A. E per noi sarebbe importante strappargli dei punti in funzione del fatto che se loro non ci arrivano, perché noi li battiamo, loro vengono con noi e potremo incrementare un pochettino questa bottino di punti. C'è da dire che noi andiamo di là con pochi, ma nessuno va di là con 18, quindi dobbiamo poi, nel momento in cui ci fermeremo a fare i calcoli, credo che a 8 giornate a disposizione con 2 scontri diretti, anche un divario di 6, 7, 8 punti si può colmare, se le premesse sono queste, come giustamente dicevi.